eccoli qui, allegri e intraprendenti in cerca di nuove avventure. Pescato nell'Atlantico. Tutto aringhetto, no, ah, 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 bene, 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 ecco il nostro bello mestiere, pescherie autotrasportate e pronte in cassa. Sai, Olio, ho un'idea. Che cosa? Noi potremmo fare più soldini. Come? Ecco, se pescassimo il pesce, non dovremmo pagarlo e potremmo guadagnare tutto noi soli. Ripeti ancora. Dunque, se noi prendiamo il pesce, chi se lo compra non deve pagarlo. Allora il guadagno andrebbe al pesce e se invece... Ho capito perfettamente. Tu intendi eliminare l'intermediario. È un'idea davvero geniale. Direttamente dal produttore al consumatore. Certamente, basterebbero due canne da pesca. Due canne da pesca? Con un'idea come questa ci compreremo una vera imbarcazione. Eccomi la ricevuta, signora. Oh, è vostra. Perfetta. È un vero affare. Turate quelle poche piccole falle che vi ho detto e un po' di vernice, voi avrete la più bella nave che abbia mai solcato gli oceani. Perfette mente. Vediamo un po'. La prima cosa da fare è trovare le fessure. E come si fa? Ma è semplicissima. Si riempie d'acqua la nave. Dammi quel tubo. Passamelo dal bocca vuoto. Ma che stai facendo? L'ho infilato. Rimettilo nel buco. Vieni su e pulisci il ponte. Il lavoro serio lo farò io. Ehi, Olio. Cosa? La barca è piena d'acqua. Bene. Tu vada a pulire il ponte. Scioccherò io i buchi quando avrò finito.
avrei messo quella roba in faccia? Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui, zecchia. Riempilo. Riempilo. Due persone adulte parliamo come due bambini. Davvero dovremmo vergognarci. Gettarsi l'acqua addosso. Ma sei stato tu il primo? No, io no. Sì, proprio tu. Ti dico di no. Sei stato tu. Ho detto di no. Proprio tu. Te, so quel che dico. Sei stato tu. Bene, l'ora. Ne vogliamo smetterle. Per questo non concludiamo mai niente. Uniamo i nostri cervelli e forgeremo l'avvenire. Ricordati, uniti dominiamo. Diviti cadiamo.